Signori, qualcosa sta cambiando a livello calcistico, sì, perché ci sono grossi movimenti in atto in questi giorni. E oggi in questo video ho voluto racchiudere due notizie piuttosto interessanti che riguardano appunto il tema calcio e videogiochi. La prima, quella che avrà fatto sussultare molti, ve la abbasso un pochino come aspettative da subito. Perché sì, 2K sarebbe sul punto di realizzare un gioco di calcio, ma questo gioco di calcio, a quanto pare, sarebbe realizzato in collaborazione con la Lego. Quindi non è propriamente il tipo di calcistico che noi vorremmo da 2K, però è un inizio? Non lo so. Allora, in sostanza, cosa è successo? Lego e 2K si sarebbero unite per la realizzazione di prodotti a sfondo sportivo per cavalcare i mondiali e non solo. Il primo prodotto dovrebbe essere appunto un gioco di calcio a tema Lego, che dovrebbe uscire in concomitanza con l'inizio dei mondiali. Quindi una produzione fortemente family oriented, se così vogliamo definirla, che dovrebbe in qualche modo far fare un primo passo a 2K nel mondo dei calcistici. Senza che ci siano chiaramente delle implicazioni future da dover in qualche modo rispettare, però è un inizio. Cioè, qualora 2K dovesse fare il botto con sto calcistico della Lego e magari proporre un prodotto potenzialmente più a fuoco di quello che abbiamo a disposizione sul mercato, chissà, magari gli potrebbe venire un po' di acquolina in bocca e non sarebbe una brutta cosa. Poi, oltre a questo, ci sarebbe anche in ballo una sorta di racing sulla falsariga di Mario Kart, sempre a tema Lego, ma di questo si sa un pochino meno e a quanto si è sentito, insomma, da quanto emerge da alcune voci di corridoio, sembrerebbe che questo secondo progetto sia previsto per il 2023. Quindi comunque ci sarebbero in corso dei lavori abbastanza anche rapidi da concludere per portare a casa queste produzioni. Ma occhi aperti perché ripeto, sì, gioco della Lego, di calcio, di fatto da 2K potrebbe essere una cosa per famiglie, ma non mi stupirebbe sinceramente, sono serio, se alla fine si rivelasse un buon prodotto. Per cui staremo a vedere cosa accadrà. Chiaramente da questo punto di vista vi terrò aggiornato. Ma perché vi racconto questa notizia insieme a un'altra? Perché appunto l'interesse di 2K nei confronti del mondo del calcio potrebbe essere fortemente legato, seppur adesso in maniera così un po' inconsistente, a quanto starebbe accadendo tra Electronic Arts e la FIFA, non FIFA il gioco, la FIFA come organizzazione. Questo perché sono emersi dei conflitti fra la compagnia e l'organo calcistico. In che termini? A quanto pare, ma non ci sono conferme ufficiali in merito, sono tutte indiscrezioni piuttosto affidabili, ma pur sempre indiscrezioni. Parlano di un Electronic Arts un po' in rotta con la FIFA, sia perché il costo della licenza è enorme, sia perché Electronic Arts sembrerebbe aver rivalutato l'importanza di quelle quattro lettere, come avrebbe detto lo stesso presidente. Cioè, noi paghiamo un sacco di soldi per avere quelle quattro lettere dietro. Cioè, a quanto pare, Tony Katz avrebbe definito un impedimento alla realizzazione dei propri progetti il marchio FIFA. Perché la FIFA, a quanto pare, imporrebbe un sacco di limitazioni che avrebbero, e uso sempre il condizionale, castrato e in qualche modo limitato la vena creativa di Electronic Arts nella realizzazione di FIFA. Vai a vedere che alla fine i problemi di FIFA dipendono dalla FIFA, sarebbe paradossale dopo anni in cui ce la siamo presi con Electronic Arts. Comunque sia, perché parlo di questo in relazione a 2K? Si vocifera ormai da un po' che Electronic Arts voglia rompere con la FIFA e dunque realizzare il proprio calcistico con un nome che non sia appunto FIFA qualcosa, al punto che FIFA 23 potrebbe essere l'ultimo FIFA, concepito nella maniera più convenzionale possibile. Cosa potrebbe dunque accadere, stando a quello che si vocifera? Che 2K potrebbe rilevare la licenza. Allora, parliamo di una licenza multimilionaria che negli ultimi anni ha garantito alla FIFA una quantità di soldi surreale e che ha permesso alle Electronic Arts di riempirsi i conti in maniera piuttosto consistente. Di conseguenza, sì, con tutte le limitazioni del caso, ma è comunque una licenza importante.
che porta con sé vagonate di soldi, che potrebbe destabilizzare il settore tutto dei calcistici qualora dovesse passare in mani diverse. Immaginate se, che ne so, nel 2024 Electronic Arts uscisse con un nuovo calcistico con un altro nome, tipo EA Football, dico una fesseria, e dall'altra parte ci fosse 2K con, che ne so, FIFA 2K24. Il pubblico sarebbe fortemente destabilizzato, ma potrebbe essere un bene. Ma potrebbe essere un bene. Cioè, nel momento in cui Electronic Arts e la FIFA dovessero dividersi, si aprirebbero scenari interessantissimi in ottica futura, perché la licenza a qualcuno dovrebbe finire, o meglio, sicuramente qualcuno cercherebbe di prendersela. E sicuramente la FIFA avrebbe tutto l'interesse affinché qualcuno se la prendesse sta licenza. Allora se la prende Konami. Konami non ha mostrato grande interesse nel mondo, cioè verso l'industria videoludica più convenzionale. Di conseguenza non so se vorrebbero tornare sui propri passi e fare enormi investimenti per acchiapparsi una licenza come quella di FIFA. Però siamo veramente di fronte a uno scenario che potrebbe cambiare drasticamente gli equilibri in tutti gli ambiti e da tutti i punti di vista, e che potrebbe avere dei vantaggi abnormi per noi giocatori. Perché al di là di UFL, progetto di cui non si sa al momento nulla se non quello che abbiamo approfonditamente raccontato nelle settimane scorse, chi ci sta? Ci sta Tony Katz che sta facendo il proprio calcistico e che lo continuerà a fare chiaramente al di là della vicinanza o dell'allontanamento dal marchio di FIFA. Abbiamo Konami che sta gestendo i football in maniera così, ma di cui approfitto di questo momento per dirvi non si sanno novità di alcun tipo. Spesso mi chiedete, ah ma ci sono, non c'è nessuna novità, raga. Per ora no, si sa che in primavera arriverà qualcosa, ma vai a capire poi che arriverà. Quindi, gioco forza. Se Electronic Arts e la FIFA dovessero separarsi, arriverebbe sicuramente qualcun altro. Chi se non 2K? Quindi, ragazzi, vi ho lasciato qualche spunto, più di qualche spunto per riflettere un po' sulla situazione, per fare le vostre valutazioni e per iniziare a introdurvi a un tema che potrebbe farsi molto molto caldo nell'arco dei prossimi mesi. Per cui, parliamone, valutiamo un po', pensiamo a cosa potrebbe accadere, perché magari io non ho considerato qualcosa che potrebbe venire in mente qualcuno di voi. Per adesso vi saluto, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima.